Ciao, io sono Giorgio Messina e oggi sono qui per parlarti di proprio lui, il nuovo film con James Franco e Brian, papà di Malcolm. Premetto che questa anteprima sono arrivato in ritardo perché mi sono perso per Milano, ovvero stavo rispondendo delle mail, ho letto Garibaldi e ho detto sì, Garibaldi, e sono andato dall'altra parte di Milano, quindi mi sono perso i primi 10 minuti di film, scusate, e ho fatto tutti i corsi. Comincio vuol dire che la mia impressione di questo film è stata comunque molto positiva, è un film molto divertente, dedicato a un pubblico direi abbastanza giovane perché è molto molto scurrile, però devo dire che nel contesto ci sta, è divertente e trovo che sia un Ti presento i miei 2.0 perché i personaggi sono identici, cioè non proprio identici però un pochino evoluti nella vita del 2016-2017. Il personaggio interpretato da James Franco è un giovane, perché non è poi così tanto giovane, informatico di successo, ultramiliardario, che possiede praticamente qualsiasi cosa, che però è rimasto un bimbo minchia dentro di sé, cioè parla in italiano, almeno perché l'ho visto in italiano, parla cioè mica figa tutto a porco due, quindi tutto tatuato, un po' grezzo, e nel contesto James Franco direi che è perfetto per questa parte. Tanto per condire il suo personaggio, gli hanno impiantato un alce immerso nella sua stessa urina in un salotto. Nel suo salotto. Cioè, immaginate, entrate in un salotto tutto new age, tutto minimal, poi girate e vedete un alce vero, cioè impagliato, adesso non so se è impagliato o comunque roba del genere, dentro una vasca di urina. Devo dire che mi è mancato il papà di Malcolm. In questo film si riavvicina molto al personaggio che aveva interpretato all'epoca, perché io l'ho amato tantissimo quando interpretava papà di Malcolm, perché era tipo un pazzo folle, e devo dire che mi manca molto. Non che Walter White sia stato brutto, assolutamente no, totalmente diverso. Appunto, quando ho cominciato a vedere Breaking Bad ero un po' impaurito, dicendo cazzo, ho messo papà di Malcolm per un film serio, poi amore puro, ma devo dire che mi mancava molto. In questo film qua fa la parte di, non mi ricordo come si chiama, il padre vecchio di Presento i miei, di Pam, che lui si chiama Jack Burns, fa esattamente la sua stessa identica parte, il vecchio padre un po' scontroso, un po' retro, che non vuole aprirsi alle novità, che però alla fine lo fa. Il personaggio invece di James Franco è quello nuovo che cerca di integrarsi in una famiglia, ma non come Gaylord Fotter che cercava di farlo in un modo molto carino, molto amichevole. No, lui proprio sfondava i portoni. Restando sempre nell'ambito scurrile, devo dire che c'è una scena, anzi no, in realtà molte scene, ma un paio in particolare, che rientrano perfettamente nell'ambito della scurrilità e della bassezza, però devo dire che sono state comunque divertenti, fra cui una del water giapponese, sapete, tutti quelli elettrici con gli zampilli d'acqua, i profumi, eccetera, però questo era un modello nuovo, tipo in beta, oppure quello del 2018, una roba del genere, se non mi ricordo precisamente, che ha la ricerca dell'ano per il getto d'acqua, ben preciso. È stata una scena... Sì, continuando sull'ondata della scurrilità, abbiamo una scena in cui c'è James Franco e il papà di Malcolm, perché d'ora in poi lo chiamerò così perché mi piace ricordarlo all'epoca, e che parlavano fra di loro, e Franco gli confida che ha dei problemi a cercare i nomi per i propri videogiochi e lo porta nel suo pensatoio e fa degli esempi. Cioè, io qua ho pensato al nome del nuovo videogioco, che è Gorilla Bukkake, che ovviamente sappiamo tutti che cos'è un bukkake, ma facciamo finta di non saperlo. E il papà di Malcolm ovviamente non sapeva cos'era, perché è un po' vecchio, old, retrogrado. E mi fa, ma chiede, cos'è il bukkake? Il bukkake è quando ti senti oppresso e la gente ti inonda dei propri problemi. E poi lui, Brian, riutilizzerà questa spiegazione in pubblico con un sacco di gente, facendo ovviamente una figura di merda, dicendo mi sento spesso bukkake. Una cosa che ho molto apprezzato del film è stata la presenza della Tesla, che io personalmente adoro perché trovo che sia una macchina fichissima e soprattutto un'innovazione del futuro, ma la lasciamo perdere. E c'è anche l'inventore, il fondatore, il CEO della Tesla, che
bazzica nel film, beve un drink con Brian, che adesso mi sfugge il nome del personaggio che interpreta, però chiamiamolo il papà di Malcolm. È stato, comunque mi ha fatto molto piacere vederlo. Una scena che ho trovato davvero esilarante è stato quando i genitori di lei, ovvero Brian e sua moglie, incontrano due persone che loro non conoscevano, ma che lavorano entrambe nello stesso settore e entrambe nello stesso stato, ovvero il settore della tipografia. Brian è ancora un tipografo vecchio stile, con la stamperia, carta, inchiostro, eccetera. Le persone che lui sta andando che ha incontrato, invece, stampano in digitale online. E sono loro la causa dei suoi problemi economici. E gli vengono presentati così: voi potreste conoscervi perché lavorate nello stesso campo, nello stesso posto, ma voi chi siete? Cioè, scusate, ma non vi conosciamo. Noi siamo quelli dell'azienda X, che adesso non ricordo il nome, e ma loro lavorano la tipografia vecchio stile con la carta. Oh, mi spiace, ma per caso vi stiamo facendo fallire? Che è quello che succede realmente. Uno dei personaggi più divertenti di tutto il film è l'aiutante, ovvero il... com'è che si è definito? Il direttore della casa, o una roba del genere, che fa attacchi a sorpresa a Franco per tenerlo allenato ai pericoli. Perché lui non vuole andare in giro con le guardie del corpo, quindi si allena tramite questi attacchi a sorpresa che gli vengono fatti in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi luogo. È assurdo, cioè, davvero... assurdo. Abbiamo anche delle grandi star in questo film, oltre a quelle che abbiamo già citato. Ci sono anche i Kiss, i veri Kiss, ed è stato davvero esilarante vedere i Kiss suonare un triangolo durante una cena. C'era lui tutto impostato, rigido così, con lo sguardo perso nel vuoto di tristezza assoluta. Devo dire che è stato strano non vederlo di solito con la chitarra tutta con l'ascia, con la lingua tagliata, tutto un po' gotico come il suo solito. È stato divertente. Dopo il film ho visto il titolo di coda e ho scoperto che è stato scritto da Jonah Hill e prodotto da Jonah Hill e Ben Stiller. Devo dire che era praticamente certo fosse divertente, anche se è un po' scurrile, ma a noi piacciono le cose scurrili. Detto questo, spero che il video ti sia piaciuto. In tal caso lascia un bel pollicione verso l'alto, condividi e se hai dei consigli e o commenti scrivilo pure qua sotto. Io sono Giorgio Messina e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Oh, questa volta ce l'ho fatta, sono pronto, attivo, alle 2 del mattino, yeah! Oh, porco 2, oh! Cioè, oh, cazzo, guardi, oh, è bollente sta camera!